Salve ragazze, benvenute e bentrovate. Siete qui nel mio nuovo interattivo, un interattivo breve, domande lampo. Non, ripeto, sarà molto breve, ma cercherò comunque di soddisfare la vostra curiosità. L'interattivo è il seguente: sono ancora nella sua mente? Mi pensa ancora? Quindi andremo a vedere con questi tre meravigliosi mazzi di carta, di carte. Con i tarocchi Simpuk, con le carte gialle di Zaira e con i tarocchi della nuova visione. Ragazze, inizio immediatamente. Vi ho spiegato che è un video breve e quindi breve sarà. Allora, ovviamente sapete che è sempre un interattivo collettivo, quindi prendete tutto con le dovute cautele, mi raccomando. E poi per chiunque vuole un consulto, voglio anche ricordarvi che potete chiedermelo attraverso i miei dati che sono nella descrizione del video. Vi voglio anche dire che se vi è piaciuto, vi piacerà il video, mi mettete un like, la giusta gratificazione al nostro impegno, e soprattutto se non siete ancora iscritti vi invito ad iscrivervi, ad attivare la campanella, così che sarete sempre aggiornati in tutte le mie attività. Allora, qua esce un re di spade. Eccolo qua, è venuto, è stato chiamato. Quindi sono ancora nella sua mente, mi pensa ancora questa persona. È caduta un'altra carta, aspettate, la prendo. Allora, ecco qua ragazze, mi è caduto anche il 2 di denari. Quindi qua ragazze, già le carte vogliono parlare ampiamente, ampiamente. La domanda è: sono nella sua mente, mi pensa ancora? Qui abbiamo a che fare con un re di spade. Allora, chi è re di spade? Bilancia, gemelli, acquario, è un segno d'aria. Il re di spade è una persona molto molto autorevole, molto iperlogica, molto fredda, che non esprime bene ciò che prova. Una persona che è anche un po' un controllore. Infatti è un re che indossa una divisa, quindi potrebbe anche essere una persona con un carattere autorevole o ricoprire proprio un posto autorevole. E viene fuori con un 2 di denari. Il 2 di denari è la carta dell'indecisione, quindi questa persona viene fuori, questa energia di questo re di spade che è indeciso. Va bene, allora vediamo ancora. Sono ancora nella sua mente? Vediamo se siete ancora nella sua mente e se vi pensa ancora. Allora, qua ci sono le prime due carte che sono uscite. Facciamo così. Voglio fare in questo modo qua. Poi alla fine andremo a vedere il fondo mazzo. Allora, vediamo. Quindi questa persona che voi state, diciamo, pensando, visualizzando nella vostra testa, mi pensa? Ci sono ancora nella sua mente? Abbiamo un 5 di spade. Ragazze, questa persona nel bene e nel male vi pensa, perché 5 di spade è comunque una carta di conflitti. Abbiamo anche la giustizia, quindi questo vi pensa, però vi pensa in una maniera con durezza, come se voi avete avuto dei conflitti molto forti che ha causato evidentemente questa sua rigidità. Vedete, viene come l'imperatore. Quindi o questa persona, l'imperatore vicino alla giustizia, potrebbe dirci che è una persona già impegnata, oppure questa persona sente giusto per lui essere rigido nei vostri riguardi, perché sia il re di spade che l'imperatore sono energie maschili molto rigide. L'imperatore potrebbe essere fare parte dei segni, segno di fuoco, un ariete. Quindi siete ancora nella sua mente? Vi pensa ancora? Beh, sicuramente sì, vi pensa. Vi pensa, però pensa che sia giusto per lui esservi lontano, no? Ecco, voi venite fuori come la regina di spade, quindi regina di spade, re di spade. Che significa ciò?
Siete una coppia karmica, fatti l'uno per l'altro. Quando re e regina escono lo stesso seme, significa questo, ma significa anche, vedete, questa regina è uscita dopo l'energia maschile e quindi vedete voi in qualche modo voltate le spalle a questo imperatore, vedete come sono uscite le carte, no? Quindi prima l'imperatore è lei che volta le spalle. Per cui io direi che qui, al di là che voi fate la domanda, cosa pensa di me, se mi pensa ancora, se sono nella sua mente, però voi avete fatto in modo di, che tutto questo succedesse, la vostra energia, magari siete stata dura, tagliente, oppure avete detto basta, non ne posso più, vediamo ancora, sono ancora nella sua mente, abbiamo il 10 di bastoni. Qua c'è una situazione pesante che state vivendo e sta vivendo anche lui. E con i 5 di bastoni io qua vedo veramente una situazione molto molto ancora ingarbugliata. Abbiamo 2 5, 5 di spade, 5 di bastoni. Abbiamo il 10 di bastoni che ci parla comunque di una situazione pesante. Abbiamo un uomo molto rigido nei vostri riguardi. E abbiamo un 2 di denari che ci parla di tremenda indecisione. Quindi siete ancora nella sua mente, certamente vi pensa, però mi pensa ancora, certo vi pensa, ma non vi pensa, cioè qui carte d'amore, di rimpianto, di sentimenti, non ce n'è, non ce le sono. Vi pensa in questo momento un po' incattivito, un po' come dire, ci sono stati troppi conflitti, sei stata troppo dura con me. Devi essere tu a venire da me, oppure non ti voglio far capire ciò che provo, voglio essere rigido nei miei propositi. Però è chiaro che con questa carta della giustizia, se questa persona che voi avete pensato non è sposata, non è già impegnata, allora questa giustizia la vuole con voi. In qualche modo la giustizia ci parla di un legame solido, un legame forte. Vediamo ancora. Sono ancora nella sua mente, mi pensa ancora. Ecco, finalmente dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carte, questa persona vi dice ciò che prova, asso di coppe. Quindi qua c'è un grande amore, soltanto che questa persona è molto molto incavolata con voi, ce l'ha con voi, anche se poi devo dire che non è che la sua energia è da meno, perché qua anche lui esce un po', è lui l'indeciso tutto sommato. 2, 4, 6, 8, 9, altre due e poi vedremo il fondo mazzo. Allora, qui viene il matto, vedete, non sa cosa fare, però lui vi pensa tanto. Potrei dire che lui, vedete, il matto guarda, vedete come sono le carte, no? È uscito prima l'asso di coppe e poi il matto. In questo caso il matto guarda l'asso di coppe. Quindi lui è incerto di questo amore, ma non incerto che lui non sa se vi ama, è incerto se voi corrispondete a questo amore. 2, 4, 6, 8, 10, altre due carte. Ed esce anche l'asso di denari, ragazze. Quindi qua sono ancora nella sua mente, ma certo che siete nella sua mente, vi pensa ancora, ma certo, qui ci sono delle situazioni un po' ingarbugliate che lui deve risolvere. E qua con la regina di bastoni, guardate quanto siete belle, guardate com'è bella questa regina di bastoni. Veramente le rappresentazioni delle regine in questi tarocchi di Steampunk sono proprio fantastiche, io le adoro. Quindi qua voi non solo questa persona vi pensa e siete ancora nella sua mente, ma questa persona ha anche una passione forte, un amore, vorrebbe un'opportunità. Siete una donna che gli fate molto sangue, come dire, però al momento vedete la carta di fondo mazzo è proprio un 4 di spade. Al momento ha deciso di rimanere fermo in isolamento, vuole forse essere cercato da voi. Non lo so, questa persona la vedo, ops, una persona molto orgogliosa, molto piena di sé, molto tignosa e vuole rimanere ferma nelle sue
così idee. Allora, io adesso cioè, è caduta subito una carta, l'ho lasciata andare perché ovviamente qui siamo sempre a fare la stessa domanda, sono ancora nella sua mente, mi pensa ancora. E voglio vedere con le carte gialle di Zaira, voglio prendere alcune carte per vedere che altro ci dicono. Quindi la prima carta che è uscita dice hai ragione, sono vanitoso, ma è tutto qui. Quindi questa persona comunque nasconde un po' questo suo essere così, no? Un po' vanitoso. Desidero fare l'amore con te. E questo con la regina di denari, l'asso di coppe e l'asso di denari, ovviamente, già ce l'aveva detto. Molto presto ti chiamo. Quindi qua qualcosa si muove, si muoverà in futuro. L'ultima, i nostri cuori sono in sintonia. E di questo io non avevo dubbi perché quando escono i re e regina dello stesso seme è una coppia karmica. Non puoi cambiarmi, sono fatto così. Però tutto sommato questa persona ve la tenete così come è, com'è, insomma, non cambierà e quindi ve la tenete in questo modo. Allora ragazze, questo era l'interattivo di oggi. Io spero che vi sia piaciuto. Vi aspetto nei commenti e mettetemi un like, mi raccomando, fate crescere il canale, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se è la prima volta che vi affacciate nel mio canale, mettete un like di benvenuto, insomma scrivete, date un contributo e ovviamente sempre se vi va, non è mai un obbligo. Io vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento a tutti gli altri miei interattivi. Ciao a tutti!